Questo è un cordiale invito a partecipare a un evento importante che si svolgerà a Venezia, all'isola di San Giorgio, l'8 novembre, alla mattina. Avremo la possibilità di incontrare e di discutere assieme con persone importanti, rilevanti per il nostro territorio e per il mondo, perché parleremo della protezione dei beni culturali rispetto al rischio degli allagamenti e degli alluvioni, assieme al direttore dell'Agenzia Internazionale delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di disastro, che è un'italiana, si chiama Paola Albrito, con il capo della Protezione Civile Italiana, l'ingegner Curcio, con il vice direttore dell'Organizzazione Mondiale Meteorologica, che sta a Ginevra, dedicata nella sezione alla riduzione dei rischi di disastro, con alcuni ministri che verranno dall'Italia, dal Messico, da uno stato caraibico, da Antigua, e con esperti europei di protezione dei beni culturali, per tutte quelle misure che servono per rendere maggiormente resilienti rispetto alle problematiche dei cambiamenti del clima, della risalita del livello del mare e dei rischi che ha non solo il patrimonio fisico, ma anche quello proprio della cultura, dei beni che noi abbiamo, che costituiscono una parte importante del patrimonio, non solo dell'Italia. In questo senso Venezia, che è stata difesa, può avere delle cose anche da insegnare e potremo imparare quelle che saranno anche le strategie future. Tutto questo avviene all'interno di un'iniziativa che si chiama Biennale della Sostenibilità, che è un'iniziativa della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che mira a ragionare insieme con il mondo, presentando le diverse esperienze. Venezia ha imparato a difendersi dal mare, il MOSE è attivo, anche oggi che vi sto parlando, e questo significa che abbiamo delle cose da dire, non siamo più una città solo in pericolo da essere difesa, ma abbiamo una città, abbiamo un'esperienza, abbiamo un territorio che può dialogare con tutto il mondo su questi temi.